Presidente, perché la cultura nell'autotrasporto diventi una realtà, cosa serve? Quanto sono importanti i controlli? Quanto è importante il ruolo del committente e dell'autotrasportatore? I controlli sono evidentemente molto importanti, perché non c'è legge che può essere rispettata se non c'è un controllo e le conseguenti sanzioni. Io ritorno un pochettino al discorso delle norme, che queste norme coinvolgono tutti, coinvolgendo tutti non lasciano nessuno escluso dalla responsabilità e quindi dal rispetto delle norme. Questa è una situazione nuova in questo mercato, è una situazione alla quale guardiamo con molto favore, perché dovrebbe portare tutto il nostro sistema dell'autotrasporto e della logistica a condizioni di lavoro normali, ecco, non dico speciali ma normali, quindi aziende che lavorano, che rispettano le leggi, che pagano quello che debbono e che sono riconosciute per il lavoro che fanno.